Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Aggiungiamo un nuovo capitolo alla nostra saga dedicata a quegli stranieri che non sono riusciti ad adattarsi al meglio alla realtà del massimo campionato italiano, calciatori a volte accompagnati da grandi aspettative, in altri casi chiamati a rappresentare vere e proprie scommesse che non sono andate a buon fine. Meteore e bidoni della Serie A, parte 12. Stranieri tra flop, stranezze e curiosità. Erwin Hoffer, Napoli. Nel 2009 il Napoli è alla ricerca di una punta da affiancare al Pocio Lavezzi che ha riacceso gli entusiasmi dei tifosi dopo anni bui. Si pensa al rapido Victor Obinna che deve rilanciarsi dopo una stagione opaca all'Inter. Al direttore Pierpaolo Marino viene segnalato un attaccante già sui taccuini di mezza Europa, Robert Lewandowski del Lech Poznan. La scelta però cade alla fine su un austriaco capace di concorrere per la Scarpa d'Oro nella stagione precedente con 27 gol in 34 partite. Si tratta di Erwin Hoffer, pagato 5 milioni e mezzo di euro dal Rapid Vienna, che lo rese all'epoca il quinto calciatore austriaco più pagato di tutti i tempi. Parte segnando in Coppa Italia contro la Salernitana, poi solo 11 presenze e uno spaesamento reso chiaro da un aneddoto raccontato dallo stesso Marino. Non parlava nemmeno una parola in italiano, così decisi di affiancargli un insegnante madrelingua per aiutarlo. Poi la scoperta, il ragazzo non parlava nemmeno la sua lingua, ma un dialetto della sua zona. Così che la madrelingua mi disse che non aveva capito nemmeno una parola, che non parlavano la stessa lingua. Lasciò Napoli, è proprio il caso di dirlo, senza farsi capire. Di Gao, Milan. Occhio ai fratelli Di, possono sempre riservare brutte sorprese. In questa serie abbiamo già affrontato il caso di Ugo Maradona, stavolta ricordiamo quando nel 2003 il Milan prese nel pacchetto che portò Riccardo Kakà in rossonero anche il fratellino Di Gao, difensore che fu subito girato alla Sampdoria a causa del limite sui calciatori extracomunitari. Il campo non lo vedrà praticamente mai, fatta eccezione per due stagioni, in prestito a Rimini con 23 presenze complessive. In Serie A giocherà solo un tempo contro la Lazio, da incubo la performance in Coppa Italia, col Milan sconfitto a San Siro dal Catania. Passivo sul cross del compagno. E qui siamo all'assist di Mascara per Spinesi, a vuoto Di Gao e Spinesi punisce Calaz, l'1-0 al 19esimo. Sì, errore di Di Gao, gran palla di Mascara, però secondo me anche Cafu deve aspettarsi un errore e seguire il compagno. Poi Sardo, la respinta corta di Di Gao, il destro angolatissimo di Mascara fa 2-0 al 26esimo. Sì, ancora una volta Di Gao di mezzo in questa azione, respinta troppo corta. Alla fine la sua eredità maggiore sarà proprio quella di aver dato il soprannome al fratello Pallone d'Oro. Sono 4 anni più giovane di lui e da piccolo non riuscivo a pronunciare correttamente il nome Riccardo. Lo chiamavo Kakà, Kakà di qua, Kakà di là, il nome è rimasto tra i nostri amici e quando è diventato famoso tutti hanno cominciato a chiamarlo così. Ugo Rubio, Bologna. Nel 1988 il DS del Bologna, Nello Governato, vola in Cile per portare a Gigi Maifredi, che ha appena riconquistato la Serie A con i rossoblù grazie ai prodromi del suo calcio champagne, un attaccante capace di reggere il peso della Serie A. Da una parte un esperto 28enne, dall'altra una giovane promessa 21enne. Governato li blocca tutti e due, uno gioca nel blasonato Colo Colo, Ugo Eduardo Rubio Montesinos, l'altro nel piccolo Cobresal, Ivan Luis Zamorano Zamora. A dispetto della sua natura temeraria, Maifredi opta per l'esperienza. Arriva Rubio, il passero delle Ande, fisico massiccio e una doppietta col Barletta che fa sognare i tifosi. Spezia, il Bologna concede il bis a Ferrara con il Barletta. 2 minuti e la banda Maifredi è già a segno. Capolavoro di Lorenzo sulla destra, Ugo Rubio firma la sua prima rete in Coppa. Il Bologna si scatena nella ripresa, 4 gol in meno di 20 minuti.
Passa un minuto, Rubio non sente il fischio dell'arbitro che segnala il fuorigioco. L'esecuzione del cileno è comunque splendida. Il Bologna non è ancora sazio. 24esimo, si manifesta tutta la forza del collettivo. Galvani per Bonetti, l'invito perfetto è ancora per Rubio. Il cileno si fa trovare al posto giusto e non perdona. In Coppa Italia la doccia gelata, uno scontro con Renica gli costa 6 mesi di stop. Al rientro non è più lui, ma Ifredi scopre che si è appassionato più alle tagliatelle alla bolognese che al campo. Rimettersi in forma è impossibile e in più la gente lo spinge verso la Svizzera, dove al San Gallo è stato parcheggiato proprio Zamorano. I due giocheranno anche insieme. Nido, Roma. Una delle più famose sliding doors di mercato per gli appassionati del genere. In questo caso tra due calciatori che condividevano lo stesso procuratore, oltre che un passato burrascoso all'Ajax, quando l'egiziano Mido tirò un paio di affilate forbici verso un giovane compagno di squadra, Zlatan Ibrahimovic. Quando si incontrarono di nuovo, molto tempo dopo, Mido chiese a Zlatan: «Ti ricordi di me?» E l'altro, imperturbabile: «Certo, tu sei quello che ha cercato di uccidermi». Fatto sta che nel 2004 Mino Raiola è pronto a portare Ibrahimovic alla Roma dopo una lunga trattativa. Fabio Capello è appena passato dai giallorossi alla Juventus e sembra accontentarsi di Mido nonostante abbia un debole per Ibrahimovic. L'egiziano, all'aeroporto diretto verso Torino, riceve però una telefonata dal suo agente. Capello l'ha spuntata, la Juve offre di più e Ibra se ne va a Torino. A Roma dovrà andare l'egiziano, spacciato per complementare a Ibrahimovic, placando così l'ira della famiglia Sensi. Mido a Roma sarà un oggetto misterioso, sorpassato anche dal giovane Corvia nelle gerarchie. Ultima chance in giallo-rosso nella Supercoppa del 2006. La Roma vince 0-3 a San Siro, Spalletti lo butta dentro sul 2-3, l'Inter vincerà 4-3 ai supplementari. Anche poco fortunato il re del Cairo. José Perdomo, Genoa. Nel 1989 il Genoa del professor Franco Scoglio si affida a un terzetto tutto uruguagio, Ruben Paz, Pata Aguilera e José Perdomo. È su quest'ultimo che Scoglio ripone le più grandi aspettative, cercando di lanciare un giocatore universale, quello che in Sud America viene chiamato volante, a guida di tutto il centrocampo, per il suo gioco affinato negli anni passati a Messina. Tra il dire e il fare c'è di mezzo però la scarsa attitudine dell'ex Peñarol per i ritmi italiani. L'abbiamo visto correre solo per prendere la rincorsa per le punizioni e le tira praticamente da fermo, scherzavano gli stessi tifosi genoani, anche se a renderlo immortale nell'immaginario collettivo fu una frase dell'allenatore della Sampdoria, Vujadin Boskov, prima di un derby: «Se sciolgo il mio cane, gioca meglio di Perdomo». Curiosamente Boskov per quella frase fu deferito con l'avallo della Sampdoria, col presidente Paolo Mantovani che preferiva un clima disteso con i cugini. Costretto a pagare 27 milioni di lire di multa, Boskov provò a spiegare: «Non volevo dire che il mio cane gioca meglio di Perdomo, intendevo dire che lui può giocare a calcio solo nel parco della mia villa col mio cane». La situazione non migliorò. Francis Severance, Pisa. In questa serie ci siamo spesso imbattuti in calciatori che Romeo Anconetani provò a importare nella sua carriera parallela da talent scout che affiancava a quella di presidente del Pisa. Severance fu uno dei pochi calciatori per i quali Romeo, che amava ottenere il massimo risultato col minimo sforzo economico, rilanciò arrivando a offrire 1 miliardo e 200 milioni di lire per strapparlo all'Anversa dopo 34 reti realizzate in 49 partite. Numeri da bomber affidabile, ma Severance, ribattezzato Severino dai tifosi del Pisa, dimostrò di non gradire i ritmi totalizzanti della Serie A rispetto a quelli ben più rilassati del Belgio. Una doppietta contro la Fiorentina illuse il pubblico. Con il clamoroso successo, ne vediamo le immagini, del derby toscano, il Pisa guida da solo con 5 punti la classifica del sesto girone. Al 36esimo, terza rete su angolo, gran tiro da lontano del belga Severance, ma era Baggio con un suo scatto d'orgoglio a segnare la rete viola, 3-1. Una vera prodezza, il quarto gol del Pisa era ancora di Severance e solo sul finire Dunga, l'ex nerazzurro, segnava il gol del suo riscatto. Finiva così 4-2.
Poi a 26 presenze nella Serie A 1988-89 seguirono la bellezza di 0 gol. Lui stesso spiegò: quando gioco con l'assillo di volere o dovere segnare a tutti i costi, sbaglio. In Belgio sono sempre sceso in campo sereno e ho realizzato 24 reti. Soltanto nell'ultima giornata volevo fare almeno un gol per mettere al sicuro la mia posizione di leader della classifica cannonieri e non ci sono riuscito. La classifica però l'ho vinta ugualmente. Il Pisa invece va in Serie B e lui torna in Belgio, al Malins, dove nessuno gli chiede gol per forza e infatti riprende a farli anche dopo il ritorno all'Anversa, segnando anche nella finale di Coppa delle Coppe, vinta però dal Parma nel 1993. Qualcuno a Pisa, vedendo la partita in televisione, si chiese incredulo al momento del gol. Ma quello lì è Severino. E tu? Ricordi altre meteore e bidoni della Serie A che meriterebbero di essere inserite in un prossimo capitolo? Scrivilo nei commenti e naturalmente non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!